Fai leva. Sono, no, con te, sono ore, già da ieri sera, che ci stiamo battibeccando con Leonardo. Eh sì, oggi incontro con l'educatrice, ci siamo detti delle cose che non possiamo riferire, sono cose private. Sì, non era saper meno. Tu non puoi saperlo, Tino. Tu con la telecamera Via, spenta ne te ne esci, parli. ne E esci, vattene, vabbè, no, vabbè. torna, dove vai? Dove vai? Torna, alza la telecamera. Buongiorno a tutti. Il problema è che l'ultimo video ti ha parecchio scompensato, non tanto per il video, perché tanto siamo noi qua, ce lo sappiamo quel che ci diciamo, Per il video. per i commenti. Però Soprattutto. io ti faccio questo, Ma forse perché perché sai che sono a veri in caldo. alcuni Sì, casi. alcuni. Vabbè, altri sfarfallano, ma Forse a caldo mi sono preso male e ho risposto male a tutti, perché è la verità. Poi dopo, quando ti sei tranquillizzato un ci po'. siamo, io mi sono tranquillizzato dopo che ci siamo chiamati ieri sera, ho parlato con me stesso e ho detto no, non posso fare così, Ma perché è poi tu giusto. fai che fai con te, Sì, certo. se non sono matti non li vogliamo, questa è la nostra. Perché alla fine io ci penso queste cose qua, ho detto se mollo adesso. Io direi di andare sotto un porticato, un portone, qualcosa. Che dite? Sì, Andiamo, provo, andiamo. sì. Siamo più riparati, mi Ma avete preso un po' per il culo, siamo un po' riparati. Almeno non ci tantissimo, bagniamo. Fai vedere quanto piove, scusami. Si vedi una cosa scura e vedi quanto piove. Non è che possiamo stare lì a bagnarci in quel modo. Dicevamo, dopo che tu hai parlato con te stesso, avrai capito che quello che ci siamo detti non so, è quello che qualcuno ti ha anche riferito nei commenti, non è un'offesa. Spesso vengono dette con cattiveria le cose, però è qualcosa che in effetti, sì. Però no, è così. non si può cambiare dall'oggi al domani. Questo lo sappiamo, però è stata la prima Ma volta che ti sei sì. sentito colpito nel Sì. segno, no? Ma non sentirti affondato. No. Ma non sentirti affondato, anche perché Se mi affondo adesso. abbiamo entrambi sfarfallato ieri sera, perché. Vabbè, Lascia, ma perché? tu. Perché c'è un problema gestionale che va risolto e bisogna risolverlo con un po' di pazienza, un po' di Giusto. tempo. È vero o no? Giusto. Non è che. Ci facciamo rifare Anzi, l'app? a me viene da sorridere quando qualcuno pensa che tutto possa Di succedere da solito è un momento così. all'altro, no? Da quanto tempo abbiamo cominciato questo percorso? Saranno un paio di mesi. Un paio di mesi, cioè, Sì. un paio di mesi Perché sono nulla. un mese intero siamo qua al setto, un mese l'abbiamo fatto io e te. Quindi sono nulla. E quindi c'è bisogno di grande Anzi, da pazienza. gennaio. Ora, diciamo 2 mesi. che uno dei problemi principali, dei disguidi principali, è proprio quello La moneta. della moneta. E ci siamo un po' inalberati quando ho detto che io a Leo non darò più un euro in contanti. Non ne Un voglio più. euro. Eh? Un euro. Un euro. Il euro lo vorrei io. Avrei bisogno io di un euro. E perché in realtà, dopo il video che abbiamo fatto l'altro giorno, sai che è successo? Che ne Che so? è successo? Che Antonella, oltre i 30 euro che ti ho dato come ultima cosa quella volta, ha dato altri 30 euro e ti ha dati 40 per pagare il Quelli debito. sono a parte che ha A detto. parte, solo per pagare il debito. Ora qualcuno ha anche detto che sono il debito con lo spacciatore. Ma nemmeno per Ma sogno. no, è per Perché farti Antonella è capire. proprio questo che voleva capire. È proprio. E noi Perché intanto glielo giustamente diciamo. fino a stamattina ci siamo sentiti. Perché Antonella mi ha mandato un messaggio preciso. Digli ad Antonio che io ho mandato Assolutamente, l'ha quella mandato anche a che me. E a sono a parte, parte ok. per quello che ci siamo detti ieri sera, come hai Certo. detto te, che io c'ho il debito. Ma non ho un debito come Con lo spacciatore. pensate, perché Come con quello. qualcuno No, pensa. no, no, perché loro pensano. Perché io non voglio fare debito per quella cosa là. Perché Ok. se farei debito con quella cosa là, no! Staremo punti a capo, cioè. E diventa una catena. Diventa una catena di montaggio, perché prendi 20, prendi Tanto 20, 20, prendi 20. so 30, so 40, so 50, Invece non no, cambia niente. invece no. Dimmi, Tino. Leo, la cosa essenziale è che molti scrivono, ma non Non leggono. penso, Non no, non pensano. penso. Infatti dopo, però, io dico a caldo, mi ha T'ha colpito, ferito, mi ha t'ha ferito, ferito. lo Però so. dopo, quando ho parlato con lui, con un'altra persona, mi hanno fatto Ragionare. ragionare e ho detto, hanno ragione, perché se molla adesso, È ciao. finita. E non voglio mollare proprio adesso che sto costruendo qualcosa. Quindi, oltre a ringraziare Antonella, che è Ringrazio veramente.
gli altri. No, ma è veramente una persona speciale, perché ha preso a cuore la tua storia, ha preso a cuore noi, ci ha mandato dei regalini. Ci ha mandato dei regalini. Anzi, grazie per i regalini che ci hai fatto, sia per tutti che per singolarmente per ognuno di noi. Ha detto Antonella di dirti a me, a te, sì, che ti ha portato dei regalini per me. Ah sì, c'è un regalo anche per te. E dov'è? Non c'è ancora qua. Antonio, no, visto cosa ha fatto? No, vedi. E ora che dovrei fare a quest'uomo io qua? No, non c'è. Perché detto solo che non siamo ancora andati a prenderlo dalla nostra redazione. Detto, nostra vabbè, redazione. La casa Eleonora è la sede della redazione. Detto questo, dobbiamo anche ringraziare, e questo lo faccio io con il cuore, prima che tu possa farlo, perché non ti ho detto da dove arrivano. Ieri ci ha chiamato una calabrese che vive al nord con un compagno, lui ogni tanto sparisce, con un compagno che ha, diciamo, lo stesso tuo problema, e ha bonificato 400 euro, 200 euro per Leonardo e 200 euro per Giovanni, oltre quelli di cui abbiamo reso conto in quell'altro video che abbiamo pubblicato. Quindi, siccome viene da chi conosce la disperazione di questa situazione, di cosa questa merda ti può comportare, sono non graditi di più, perché hanno un peso specifico che vale per loro, per noi, sì. Per te e per loro che lo hanno fatto. Tutto per loro. Perché in quel caso non si tratta di gente che può navigare nell'oro, ma si è privata non di 100, 200, di 400 euro per poter sostenere a te e Giovanni. Dica. Visto che siamo in vena di ringraziamenti, io posso ringraziare l'amica mia Roberta. E c'è la radio, Tino. La radio. Ho fatto un bravo adesso musicale. Ci colleghiamo. Prego, ringrazia. Saluti a casa. Chi vuoi ringraziare? Voglio ringraziare la mia amica Roberta, che nel suo piccolo ha anche contribuito. Così come tutti i nostri amici che nel piccolo contribuiscono, perché ognuno può quello che sa. Cioè, quello che può. Perché la nostra community è differente. Se te la dico come nella tua lingua brianzola. Se capi tu fat qual è? Certo. Se capi tu fat. Voglio sperare che tu effettivamente lo abbia capito. E quindi adesso, ricapitolando, abbiamo un tesoretto di 230 euro da gestire per la spesa e le sigarette, che sono le cose che in questo momento Mi raccomando, che devi gestire. No, non voglio gestire niente. No, dovremo. Andiamo insieme, facciamo la spesa, andiamo al tabacchino, compriamo le sigarette. I 40 sono diversi. I 40 sono una cosa diversa. L'ha detto anche Antonio, l'ha detto lui. Ma dopo, quando mi ha detto, anche io perché ci ho ragionato. Dici, ma anche perché questi saranno gli unici contanti che avrà. Da oggi poi basta. Basta contanti. Non adesso c'è... io adesso prendo, posso dire a lui, andiamo a farci qualcosa di spesa e ce ne andiamo a casa. Ma ce l'ho ancora un pochino. Sì, la spesa la facciamo domani. No, dico, ce l'ho ancora per me. Poi un'altra cosa. Allora, siccome non è che stiamo navigando nell'oro. Comunque, anche Antonella mi fa. Io e te abbiamo una cosa molto in comune. Siete troppo generosi. Nel senso, anch'io sono come te. Quando ho sentito che tu eri troppo generoso, non mi sono nemmeno arrabbiata. Perché alla fine poi ho visto i commenti, è là che mi sono arrabbiata. Ho capito, però i commenti in qualche caso sono anche diretti ma non cattivi. Però alcuni vabbè, non lo dico. Io dico sempre una cosa, se io dovessi badare a tutti i commenti che ci fanno, dovrei scappare in Cambogia che mi ha dato un fastidio, che alcuni prima, nel senso, lei andava bene, no? Sta andando bene, giusto? Chiaro, ma è così, nella vita è così. Alla fine non è che sono andato rubando. Ma questo è l'insegnamento, Leo. Cioè, devi capire che anche nella vita nostra comune, quando tu non sei più utile, spesso vieni messo a lato. Ma se tu ti fai un cruccio di questo, e non per questo devi ricadere nella sostanza. Perché alla fine è giusto, perché io non posso prendermi, nel senso, è un esempio adesso. Che lui c'ha 200 milità e me li vado a sputtanare come voglio, nel senso, non in quella non cosa nella per coca, forza. Non nella non coca, per forza ma in quella ancora un'altra cosa. Ma che... anche un'altra cosa, che mi vado, ovvio, se mi vado a prendere un giubbotto non mi dirai niente, ovviamente, però se mi vado a scazzare 30, 40 euro ogni giorno per andare a mangiare, l'amico X o l'amico Y, non va bene. Come dici te, piuttosto vattene te da solo, e te ne puoi anche spendere 50, certo. Però tu sai che
l'ho fatto solo per te. Ma non è quello, devi spendere 50 no. solo per te, devi spenderne il giusto al sì. giorno per avere più possibilità di andare più sì. giorni e giusto. Quindi fare in modo che anche chi ti sta aiutando sia convinto di quello che fa, questo è. E poi ovviamente, hai chiamato papà? Non ancora, allora ti prego di prendere questo impegno e sai che poi io ovviamente lo so se lo hai fatto o non l'hai fatto, di chiamare papà, di spiegargli la situazione, perché questo è importante, perché vuol dire che sei tu che hai fatto il passo in avanti, questo è determinante, capito Leo? Capito? Va bene. Capito Leo? Mi raccomando, è importante, perché tuo padre veramente ti vuole bene, tua sorella veramente ti vuole bene, quindi comincia a vincere anche questa paura di affrontare queste situazioni, perché da lì parte tutto. Se tu le affronti le situazioni, vedrai che sarai sempre più forte e andrai sempre meglio avanti. Come ha detto la dottoressa. Anzi. Sto diventando dottore, tipo. Anzi. Va bene. L'ha detto, mi ha fatto molto piacere. Non lo diciamo. Come? Se sono intelligente, ah, no. sono qua. Alla ma fine vede che... No, Tino, ha detto devo dire la verità. La posso dire come ha detto parola per parola? Sì, ha detto, soprattutto si vede, le prime parole si vede, sono... si vede che è molto intelligente, più intelligente di Tino. Lo ha detto chiaramente la dottoressa. Molto più intelligente di te. Mi ha colpito anche quando ha detto tu non sembri tossico nel senso fisicamente. Esternamente. Perché fisicamente tu la droga te la fai qua. Non te come la fai l'ha detto lei. Capito? È quello, te la fai in testa. Però mi ha detto sei intelligente perché alla fine è vero, non perché sono io. Ma... Un'altra fornitura di indumenti buoni. Ci sono anche femminili, non lo so se possono servire, se qui qualcuno... Poi vediamo. E ci sono, ringraziamo Nico, l'associazione panificatori, perché ci sono due confezioni multipack di taralli che puoi mettere in condivisione con gli altri ospiti. In questo caso puoi metterli in condivisione, anzi più li regali e meglio è, mi raccomando. Qua ci sono le cose e le cose. In questo caso si può fare, grazie e le cose, mille. Giustamente. Allora, prendiamo queste, li scarichiamo. Anche queste. No, queste le lasci, le buttiamo, non sono buone. Mantieni. Già, queste le porto io intanto. Devi venire su però. Eh sì, devo poi venire io. Hanno aperto? Vai. Questo a voi. Ehi, ciao. Ci grazie vediamo domani. Tutto. Ciao. Un abbraccio. Mi raccomando. Mi raccomando Leo, mi raccomando Leo, non voglio sentire cose negative, mi raccomando Leo, ci siamo intesi Leo? Ci siamo intesi? Avrà capito Tino? Speriamo. Speriamo, questo megafono è veramente deleterio per me, non posso tenere il megafono io. Ci conto Leo. Ti voglio bene. Eh? Ma pure io. Grazie a tutti, un bacio alla mia famiglia e al mio bambino. E chiamo tuo padre, per ora e solo per ora è quasi tutto. Bah.